tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, i giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre. Per quale di esse volete lapidarmi?» Gli risposero i giudei: «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite, tu bestemmi, perché ho detto, sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre». Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel luogo molti credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Fondamento di tutta la nostra fede è la certezza che Gesù è Dio e che quindi il Verbo eterno di Dio è sceso nel mondo, si è fatto uomo come noi per farci conoscere Dio. Al momento in cui tutto questo avviene, perché Gesù si presenta, dice chi è, dice perché è venuto, lo accusano di bestemmiare. E che dovrebbe fare Gesù? Dovrebbe dire: no, io non sono Dio? No, io non vengo dal cielo? Io rispetto le vostre fandonie, la vostra superbia. Questo dovrebbe dire, cioè un Vangelo al rovescio. No, Gesù annuncia il Vangelo vero, così come Dio Padre vuole. La vita di Gesù non può essere nascosta o gettata dietro una siepe per far piacere a coloro che adesso usurpano il posto, la cattedra di Mosè. Gesù glielo dice: non va bene così. Quando l'uomo si mette ad adorare se stesso, mette se stesso al centro di tutto, praticamente prende il posto di Dio, è la fine. Ormai a quel punto merita solo una condanna, e la condanna ci sarà, perché Dio è il creatore, è il giudice. Però il Signore manda Gesù non per giudicare, l'ha detto Gesù: non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. E allora ecco che con pazienza continua Gesù a dire:
Io faccio le opere del Padre mio. Questa è la prova per voi che io sono una cosa sola con Lui, che Dio mi ha mandato. Quindi è inutile gridare, protestare, prendere le pietre, subito con le pietre in mano per lapidarlo. Comunque una volta che Gesù riconferma questa verità, lo dice il Vangelo di Giovanni, subito di nuovo presero le pietre per scagliarle contro di lui, e poi man mano che Gesù continua a spiegare, dovettero smettere la cagnara. E allora molti di quelli che l'avevano ascoltato, dice San Giovanni, credettero in lui. Guardate che cosa è necessario fare a Gesù perché possiamo credere in lui. Ma Gesù ha tutta la pazienza. Insiste prima di tutto per farci conoscere chiaramente la verità. Gesù non impone una legge, viene a spiegare una verità. Gesù non ci lascia nel peccato, viene a cancellare questa ragione di inimicizia tra l'uomo e Dio. Gesù è figlio di Dio e vuole che tutti noi diventiamo, come lui, figli di Dio, figli di un padre, figli del perdono, figli della speranza che ci salveremo dalla condanna eterna. Tutto il travaglio della vita serve a ricomporre questa verità. Perciò nel versetto abbiamo detto: le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Al di là della giornata terrena spunta l'orizzonte eterno, con la chiarezza di ogni parola che è stata annunziata a noi, con la certezza che queste parole che annunciano l'amore di Dio, il perdono di Dio, sono parole di Dio, quindi parole di vita. Dobbiamo rimeditare bene durante questi giorni della Quaresima il grande dono della verità che ci ha fatto Gesù. Adesso dobbiamo solo cercare, ma troviamo la verità. Se Gesù non fosse venuto, staremmo ancora a cercare, senza trovare nulla. Ecco il dono del Padre, questo Figlio pieno di verità, fondamento della vita che risorge e compagno del nostro cammino. Dobbiamo chiederglielo. Gesù resta con noi, dobbiamo ringraziarlo. Signore, perdona i nostri peccati. Dobbiamo aggrapparci a Gesù, proprio aggrapparci. Un giorno si presentò a San Francesco un ragazzino e disse: io voglio fare la vita che fai tu, ma sei piccolo, tu non ce la fai. Sì, io ce la faccio. E va bene. Allora lui stava sempre vicino a San Francesco, voleva fare sempre quello che faceva San Francesco. E allora, quando Francesco la sera, davano tutti verso la selva per continuare la preghiera, pure lui, poi per paura che fosse preso dal sonno, legava il suo cingolo a quello di San Francesco, in modo che è sicuro che non mi scappa, che non si allontana da me. E quando lui cadeva nel sonno, Francesco scioglieva il cingolo e se ne andava a pregare. E una volta, mentre stava proprio a iniziare questo cammino, se l'è trovato quasi tra i piedi, l'ha abbracciato e così, portandolo in braccio, l'ha riportato in convento. Questo deve fare Gesù con ciascuno di noi. Però leghiamo il nostro cuore al suo, e allora no, non ci perdiamo. Non ci rovina nessuno, nessuno ci ruba Gesù. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. L'unica speranza, creatore del mondo, sorgente della vita, hai dato tu la legge
che regge l'universo. Tu sei l'eterno moto, tu muovi ogni cosa. E oltre l'universo tu sei senza confini. Per te lo spazio è come un'onda sulla riva, e tutto il tempo è come un battito di cuore. La morte t'obbedisce come la foglia al vento, e l'acqua del Giordano si ferma al tuo volere. Nessuno ti comanda, ma se permetti, l'uomo è pronto a giudicarti, è pronto a condannarti. Ti inchioda sulla croce e fra atroci spasimi ti fa morir da reo, perché sei il Salvatore. Non lo capisce Pietro, che sfodera la spada, ma quando capirà sarà lui stesso crocifisso. O nostro Redentore, tu sei l'Onnipotente, sei vittima d'amore, sei l'unica speranza. L'umanità barcolla come ubriaco folle, affonda nei suoi vizi, lì agonizza e muore. Il soffio della grazia, qual vento nel deserto, risfossa quei cadaveri e li riporta in vita. Si leva da Betlemme il tuo sacro vento e urla sul Calvario, o Dio della vita. È poi consolazione dal giorno del Cenacolo. Adesso soffia ovunque, c'è un uomo da salvare.